Buongiorno a tutti, benvenuti nel video speciale quindi per i 1000 iscritti, di cui vi ringrazio ancora tantissimo. E oggi in questo nuovo video vi andrò a far vedere la mia routine mattutina con una calopsita e un pappagallo del Seneca, solamente Tito e Giorgio. Per rendere ancora più produttivo questo video non vi andrò solamente a far vedere cosa fo, ma vi spiegherò anche il perché. E tutte le cose che vedrete sono, diciamo, le cose necessarie che tutti coloro che hanno un pappagallo dovrebbero fare. Quindi serve per coloro sia che hanno già un pappagallo e magari, non lo so, non sanno determinate cose, o anche per coloro che sono, non lo so, intenzionati a prendere un pappagallo e si chiedono cosa quindi li aspetta. Bene, oggi vi accompagnerò con me nella mia routine mattutina con loro. Ho racchiuso tutta la mia routine in tre principali step, che sono: la prima cosa da fare è il cambio dell'acqua. Infatti è importante tutte le mattine assicurarsi che i pappagalli naturalmente abbiano l'acqua e che l'acqua sia anche pulita. Quindi mi raccomando, la prima cosa da guardare è sempre l'acqua, e comunque vada, anche se fosse pulita, va cambiata, perché loro durante la notte potrebbero muoversi, potrebbero spennacchiare a giro o comunque metterci a mangiare dentro. Quindi comunque l'acqua va sempre pulita, e anche durante il giorno prestare attenzione che l'acqua rimanga sempre pulita, perché se l'acqua quindi viene contaminata con il cibo, le feci o con tutto lo sporco, si può provocare quindi delle infezioni intestinali o comunque dei problemi all'intestino, e quindi naturalmente non è salutare. Quindi prima cosa che faremo è il cambio dell'acqua. Il secondo step, sempre molto importante, naturalmente è il cibo. La mattina rappresenta il momento più importante per l'alimentazione del pappagallo, infatti si cibano prevalentemente la mattina. La mattina e anche il primo pomeriggio, però la mattina è proprio il punto per loro più importante all'interno della giornata per la loro alimentazione. Quindi è bene fornire tutte le mattine la parte dell'alimentazione più nutriente, quindi più salutare, che è la frutta, la verdura. Apro una piccola parentesi sul fatto dell'alimentazione. Ho trovato dei commenti in cui una ragazza, quindi in particolare, mi ha scritto che il commerciante, quindi il venditore che gli ha dato quindi la sua calopsite, o che gli dovrà dare la calopsite, non mi ricordo bene, però gli aveva detto che i pappagalli non mangiano frutta e verdura. Ecco, apriamo questa parentesi, che è un invito da parte mia a non prendere tutto per vero quello che vi viene detto. Non solo quello che viene detto dai venditori o da qualsiasi altra persona, anche da me. Quindi create anche una vostra opinione, quindi non fermatevi mai al video, al venditore. Ascoltare i consigli naturalmente fa bene, però è importante avere anche una propria visione dell'argomento, una propria quindi coscienza su quell'argomento. Quindi informatevi su internet, sui libri, ovunque volete, così potrete avere quindi anche una vostra opinione e un metodo di giudizio più serio e concreto. Quindi non prendete mai tutto per vero quello che vi viene detto, e affidatevi anche a persone competenti, soprattutto quando vi devono vendere un essere vivente come un pappagallo. Può succedere naturalmente che in alcuni negozi che non si occupano soltanto di pappagalli ci sia il commesso che non è stato naturalmente istruito per l'alimentazione magari di un pappagallo, non sa neanche quello che mangia, vi dice mangia i semi, però cioè nella busta c'è disegnato un pappagallo, mangia i semi. Però non è detto quindi che tutti i venditori sappiano l'alimentazione e conoscano l'alimentazione di un pappagallo. Quindi mi raccomando, non prendete mai tutto per vero, ma informatevi anche voi in prima persona. Bene, chiusa questa parentesi, andiamo a preparare quindi la colazione, diciamo, per Tito e Giorgio. Prima di passare alla frutta, però, è importante comunque per i pappagalli anche una base quindi di semi ed estrusi. Naturalmente i semi non è che vanno esclusi e che li fanno male, ma vanno usati con un criterio, cioè non devono essere la dieta esclusiva del vostro pappagallo, ma deve essere quella base, parlo di semi estrusi naturalmente, quella base
che devono sempre avere a disposizione nella loro gabbia, quindi una cosa non deve mai mancare, però non deve essere il loro alimento principale. Adesso vi faccio vedere come preparo io quindi la miscela di semi per loro due e anche come preparo quindi la loro colazione di frutta e verdura. Quindi per quanto riguarda i semi, qui abbiamo allora quelli di Giorgio in cui ho fatto diversi miscugli. Allora, intanto c'è una base di semi standard, quelli per le cocorite, questi piccini qua, che diciamo come base vanno benissimo, tanto per fare un po' di fondo. Poi abbiamo semi di girasole insieme a frutta secca e altri semi che si trovano quindi nelle buste per quelle per pappagalli africani e poi naturalmente mischiati con gli estrusi, e questo è per quanto riguarda Giorgio. Tito invece è molto più semplice, abbiamo degli estrusi nel suo caso sbriciolati, perché li garbano più sbriciolati, interi non me li mangia, anche questo è da capire. E poi i semi di base quindi per cocorite, perché in quelli per calopsite ci mettono anche i girasoli, che cioè ci mettono anche il seme di girasole, che secondo me è troppo peso da darglielo nella miscela quindi di base. Invece preferisco dargli magari un girasole, qualche girasole come ricompensa. Quindi a differenza di pappagalli africani come il Senegal, che diciamo ci possono stare naturalmente senza esagerare, però nella calopsite preferisco evitare. Quindi questo è per quanto riguarda i semi. La casa oggi offre un cetriolo, una carota, un sedano ed una zucchina, e grazie ai grandi lavori di montaggio della regia adesso andremo subito al piatto finito. Ecco, questi sono i piatti conclusi. Abbiamo sulla destra il piatto di Giorgio e sulla sinistra quello di Tito. Qui ci ho aggiunto anche un po' di mela perché a lui gli piace particolarmente, e potete vedere, oltre naturalmente alla differenza delle dimensioni, potete vedere anche la differenza della dimensione del taglio. Perché ho fatto così? Perché semplicemente Tito predilige avere un taglio più piccolo. Si vede lo mangia meglio, si vede, non lo so cosa gli passa per la testa, però comunque preferisce un taglio più piccolo, e quindi questo vi fa capire come bisogna cercare quindi di trovare delle strategie per invogliare i nostri pappagalli, soprattutto quando sono un po' dubbiosi nel mangiare frutta e verdura. Bisogna trovare strategie per fargliela mangiare, quindi per invogliarli. Giorgio non ha problemi, la mangia senza problemi. Tito ha avuto un po' più problemi, soprattutto all'inizio, nel mangiarla, quindi. E quindi ho trovato questa strategia e per ora, diciamo, funziona. Bene, andiamo subito a portarli il loro cibo perché hanno una fame. Mi sento da qua. Ultima cosa, ma non meno importante, è la pulizia generale dell'ambiente in cui vivono i nostri pappagalli. Per pulizia quindi intendo sia la pulizia della gabbia in sé, quindi del fondo della gabbia in generale, ma anche dell'ambiente circostante. Quindi la mattina controllate, se è il caso di cambiarla, la cambiate, cosa che si consiglia di farlo giornalmente, e poi una volta ogni tanto si può pulire più a fondo. La pulizia dell'ambiente è importante. Se la mattina dovete andare al lavoro, dovete andare a scuola e siete un po' a ristretto con i tempi, l'ambiente intorno, magari spazzare, potete spazzare anche dopo quando tornate, però se la gabbia, vedete il fondo della gabbia è da cambiare, cambiatelo, tanto non ci vuole tanto. Quindi mi raccomando, ricordatevi anche la pulizia generale dell'ambiente in cui vivono i pappagalli, che comunque oltre a doverci stare anche voi, ci devono stare anche loro. Bene, questa era la mia routine mattutina con una calopsita, un pappagallo del Senegal. Quindi pensate che se avete più pappagalli, pappagalli ancora più grossi, il tempo che ci vorrà quindi sarà maggiore, perché sporcheranno di più, mangeranno di più e faranno sicuramente più danno. Però comunque calcolando tutto il tempo,
ci vuole comunque quel quarto d'ora, quella 20 minuti tutte le mattine da dedicare a loro. Quindi mi raccomando, se dovete prendere un pappagallo, tenetelo in considerazione questo aspetto, perché non basterà soltanto aggiungergli semi, non basterà soltanto cambiargli l'acqua, ma ci vuole un monitoraggio e comunque un'attenzione costante. Cosa che mi sono dimenticato di dirvi è l'orario in cui si deve andare più o meno a svegliare i nostri pappagalli, cioè ad aprire la serranda, la persiana, quello che ci avete in casa. Non possiamo fare come ci pare, neanche in questo campo, non possiamo fare come ci pare. Non è che stamattina mi alzo a luna, eh no, perché loro, se no, se l'avete chiusi alle 9, alle 10 di sera, non possono stare fino a luna del giorno dopo chiusi, perché come ho detto, la mattina è comunque importante per i pappagalli. Quindi i pappagalli, certo, devo dormire quelle 10 ore, anche quelle 12 ore, va bene, gli fa bene, se dorme un poco gli fa male, quindi quelle 10 ore in su ci devono dormire, però non devono diventare 14, 15, 16 ore. Quindi ragazzi, dovete sapere che la mattina, comunque vada, ad un orario prestabilito, voi vi dovrete alzare. Se andate a ballare, se dovete andare al lavoro, se andate tornate al lavoro tardi, la mattina non ci si può svegliare a luna, perché comunque ci sta questo impegno che abbiamo deciso di prendere e che va quindi portato avanti con criterio, perché ricordiamoci, sono degli esseri viventi che hanno bisogno delle nostre attenzioni e delle nostre totali attenzioni. Quindi questo è bene ricordarselo e tenerlo in considerazione se si vuole acquistare un pappagallo, cosa che naturalmente si deve mettere assolutamente in conto. Detto questo, spero il video vi sia piaciuto, grazie ancora per questo bellissimo traguardo dei 1000 iscritti, ormai 1100 anche di più, quindi grazie ancora a tutti, grazie per i vostri commenti di supporto, grazie davvero a tutto. Io vi lascio come sempre sotto nei commenti la pagina della Marameo Toys per i trespoli, posatori, giochi, tutto quello che volete, loro ce l'hanno, quindi iscrivete a loro. E vi lascio anche il sito, vi lascio la mia pagina Facebook, la pagina Instagram, se volete farmi le domande anche giù sotto nei commenti, dove volete. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti. E naturalmente un'altra cosa che non bisogna scordarci è aprire questi bellissimi animali. Fatelo, non dovete, ma fatelo. Ciao a tutti.